L'Arcimboldo sei tu di Valeria Gallo, Guerra e pace di Letizia Morello e Colazione d'Arcimboldo di Anna Cresceri. Sono queste che stiamo vedendo le opere vincitrici, la prima il primo premio, le altre due ex aequo del concorso Il mio museo, progetto che consisteva nel reinterpretare le opere del Museo Civico alla Ponzone e promosso dalla Banca Popolare di Cremona. Oggi per loro la consegna del riconoscimento. Da dove parte questo progetto che si conclude come percorso oggi? Il progetto parte dalla Notte dei Musei del 17 di maggio dello scorso anno, dove Banca Popolare di Cremona è intervenuta in qualità di sponsor per una realizzazione fatta all'interno del Museo La Ponzone, presentata dagli artisti Giorgio Palù e Marco Nero Rotelli, che aveva come intendimento principale quello di valorizzare le opere presenti all'interno della Pinacoteca Museo La Ponzone. La parte successiva è stata pensare ad un concorso che interessasse tutte le scuole della città e della provincia, dove ogni ragazzo, in modo molto libero, con il linguaggio che riteneva più consono alle proprie inclinazioni, ripensare a un museo. Abbiamo avuto una buona rispondenza da parte dei ragazzi delle varie scuole e oggi ci troviamo a fare la parte conclusiva, che è quella della premiazione delle tre opere segnalate dalla giuria, che poi ha scelto all'interno delle varie opere che sono arrivate. Questa iniziativa, grazie al sostegno del Banco Popolare, in particolare della Banca Popolare di Cremona, abbiamo immaginato di estenderla ai giovani, cercando all'interno dei giovani una loro creatività, cercando di stimolare la loro creatività e cercando di far emergere quello che è il self, quel mondo interiore che tutti hanno, fin da ragazzi, e che, se interpretato in chiave artistica, può produrre cose veramente molto interessanti e affascinanti. È stato difficile giudicare i lavori di questi ragazzi? Dunque, è stato abbastanza difficile, soprattutto non per i ragazzi delle scuole superiori, come sono questi che poi hanno vinto, ma per quanto riguarda i ragazzi dell'elementare o della media, perché sono tutti belli, tutti gradevoli, e allora si è pensato di dare un premio, dare una valutazione unica perciò ai ragazzi delle scuole elementari e medie. E tu da che cosa sei partita per il tuo progetto? Qual è stata l'opera che ti ha ispirato e come l'hai interpretata? E io mi sono soffermata sull'Arcimboldo, creando un gioco, diciamo, in cui potevamo creare l'Arcimboldo noi stessi con della vera frutta. L'ho richiuso tutto in un video in cui pressappoco mettevo tutto. Ho scelto il dipinto di Arcimboldo l'ortolano e l'ho inserito in un contesto casalingo e quotidiano, che è la colazione. Ho realizzato un'immagine a forma di croce con l'immagine del Cristo portacroce, che era appunto il quadro del museo che abbiamo visitato. Un tema un po' diverso, perché quasi tutti hanno scelto l'Arcimboldo, invece io ho voluto scegliere un altro quadro un po' diverso perché mi è piaciuto. Alle vincitrici alcune prestigiose pubblicazioni dedicate al Museo Civico e curate dalla Banca Popolare di Cremona.